Intanto la narrazione per cui il centrodestra avrebbe perso queste elezioni non corrisponde al vero, perché ricordo che noi governiamo 14 regioni, abbiamo confermato due regioni come la Liguria e il Veneto e abbiamo conquistato anche le Marche. Quindi sono ampiamente maggioritarie le regioni governate dal centrodestra rispetto al centrosinistra. Dopodiché è chiaro che il risultato di Forza Italia non ci soddisfa, non è un risultato all'altezza della nostra storia, su questo occorre aprire una riflessione costruttiva partendo però da una consapevolezza: il centrodestra senza Forza Italia non vince, serve una Forza Italia in salute, il sovranismo da solo non è sufficiente, abbiamo uno spazio enorme per occupare un'area moderata, liberale, riformista che ci hanno insidiato partiti come quello di Renzi e di Calenda senza successo. Quindi lo spazio di Forza Italia rimane, si tratta di occuparlo con più convinzione e valorizzando le molte energie presenti sul territorio.